con l'appoggio anche del professor Armando Dal Fabbro, delegato del rettore UAV per la formazione continua, ho organizzato questa giornata di incontro tra più generazioni dell'UAV, dell'Università UAV di Venezia, cioè nostri laureati, alcuni anche da parecchi anni, di successo, con una forte presenza di donne, perché teniamo molto anche a questo, a questa dimostrazione di quanto possono affermarsi, e anche con l'idea di dimostrare come l'Associazione Laureati UAV può con successo far incontrare le diverse generazioni in momenti conviviali e informali. Un suggerimento da dare a un neolaureato nel 2015, un neolaureato UAV. Sostanzialmente, a mio avviso, è quello di fare delle esperienze all'estero. L'altro suggerimento fondamentale è quello comunque di specializzarsi. Il lavoro dell'architetto non è un lavoro solitario, è un lavoro che si fa insieme ad altri, si fa per altri, e quindi comprendere e dialogare è un aspetto fondamentale per riuscire a fare bene questo lavoro. Per cui devono essere curiosi, preparati e attenti. Grazie. Sicuramente fare questo lavoro, se c'è la passione, se ti piace, e se riesce bene, le due cose sono anche un po' complementari in genere. Mi sento di dire ai ragazzi che il loro pane quotidiano deve essere la curiosità. Cercare dentro di noi quale può essere la nostra strada per poterci realizzare nel migliore dei modi. L'unico consiglio, cercate di implementare la vostra conoscenza a livello di software di modellazione tridimensionale. Avere sempre molto molto entusiasmo ed avere le idee chiare su quello che si vuole fare. Un suggerimento che posso dare è sicuramente di dare un valore al proprio tempo e di fare architettura solo se se lo sentono dentro come un progetto di vita. Avere la mente molto aperta, non fossilizzarsi sul fatto di essere architetti che progettano architettura e basta. Di leggere di architettura e leggere i maestri dell'architettura. Come consiglio a un giovane architetto direi di investire fin da subito in una realtà lavorativa solida in cui possa crescere e possa formarsi per poi essere pronto ad affrontare le sfide successive.